Entriamo al tema di oggi, lo scontro più antico del mondo. Maschi contro femmine. Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere. Altre cazzate ne abbiamo? E quale altra verità ci volete vendere? Che Pippo Baudo è un professionista? Sì, ma non è il tema. Vi dico solamente che una volta in un supermercato ho visto il dentifricio in doppia versione per uomo e per donna. Adesso anche i denti ci abbiamo diversi. Vi faccio vedere. Non mi sento pronto per una relazione, ho solo 45 anni. Mi piace molto bere del vino bianco mentre penso all'infinito. Ops, sono rimasta incinta. Vedete, sono identici. Il famigerato conflitto maschi contro femmine, conflitto che non si limita solo a quelle cazzate del tipo le donne sono multitasking e gli uomini fanno una cosa per volta, guardatemi, fino a prova contraria sono una donna. Ed ecco cosa è successo l'ultima volta che ho fatto due cose insieme. Prego regia. Parliamo di incel. Un fenomeno che non esisterebbe se la scuola dell'obbligo approfondisse di più l'educazione sessuale e quella emotiva. Insomma, se sostituissimo l'ora di religione con le dark room. Incel sta per involontariamente celibi. E capirai che scoperta. Nessuno è solo per propria scelta. Anche se certi single fanno di tutto per ostentare serenità e larghi sorrisi a metà tra ho raggiunto il nirvana e ammazzatemi col gas. No, ma l'ho scelto io se Twin Peaks è una sitcom. Io non ho la ricetta per la parità di genere, ma vi posso dire una cosa. Sarebbe splendido deporre rasoi e rasoi e considerarci come persone e confrontarsi per il nostro vissuto. Il dividi et impera è un caposaldo degli antichi romani, che è vero, i romani ci hanno dato tante cose come l'arco, gli acquedotti, il pane con l'olio, l'Eneide, Francesco Dotti, ma non è che nel 2021 ancora stiamo a fare le testuggini con gli scudi o a leggere le viscere dei piccioni per guardare il futuro. Anche se io devo dire, questo lo faccio ancora, perché io vivo a Roma e i gabbiani tutte le mattine a colazione me squartano gli animali.